canale YouTube di Luigi Gaudio. Il Piemonte. Ecco, come vedete, il Piemonte confina con alcune altre regioni italiane, cioè la Valle d'Aosta a nord, la Lombardia e l'Emilia-Romagna ad est, proprio un piccolo lembo dell'Emilia-Romagna, la Liguria a sud, però confina anche con la Francia, quindi confina con un altro stato ad ovest. E Torino è la capitale del Piemonte. Su questa slide c'è scritto che gli abitanti di Torino sono 879.000. In realtà, sul nostro libro c'è scritto che gli abitanti di Torino sono 902.000. In generale, comunque, nelle città del nord, gli abitanti sono in crescita per via dell'immigrazione. Lieve crescita, sicuramente, per via dell'immigrazione. Un altro dato importante è la questione della città metropolitana. Cioè, se consideriamo non solamente Torino, ma tutto l'hinterland torinese, arriviamo a 2.297.000 abitanti. Quindi abitanti della città di Torino e delle città limitrofe. Torino è il quarto comune italiano per popolazione, il terzo complesso economico produttivo d'Italia. Inoltre, una delle principali città universitarie, artistiche e culturali. Universitarie. Sono andato a Torino, ragazzi, è bellissimo andare a vedere il Politecnico di Torino. Nel Politecnico di Torino troviamo come dire, una folla di giovani, tantissimi veramente, provenienti da tutto il mondo. Davvero, si capisce che arrivano da tutti i continenti del mondo e tanti arrivano anche dal sud d'Italia, perché risulta che frequentare il Politecnico di Torino, prendere una laurea al Politecnico di Torino è un ottimo trampolino di lancio per il mondo del lavoro. E quindi molti fanno questa cosa qui, cioè quindi vanno a Torino per studiare. Oppure è una città artistica, è bellissima Torino da visitare. Ci sono dei luoghi stupendi e qui potete vedere una skyline con la Mole Antonelliana, che è uno dei monumenti dell'Ottocento più famosi di questa città. Culturali, per non parlare appunto di, per esempio, delle testimonianze dei Savoia, la Reggia di Venaria. Venaria è vicino a Torino, non è a Torino, però insomma ci sono molte cose interessanti. La Mole Antonelliana è il monumento simbolo di Torino. Il suo nome deriva dal fatto che all'epoca della sua costruzione, 1863-1889, fu la costruzione in muratura più alta d'Europa, addirittura. E il nome di Antonelliana deriva dall'architetto che la progettò, Alessandro Antonelli. Quindi siamo più o meno negli anni in cui Eiffel costruirà poi la Tour Eiffel a Parigi. E noi a Torino abbiamo questa Mole Antonelliana, quindi siamo proprio in un periodo in cui l'architettura accetta delle grosse sfide a livello per esempio di altezza, utilizzo di metallo insomma, per costruire edifici slanciati verso l'alto, a dimostrazione dei traguardi cui arriva l'uomo. Nell'Ottocento c'era grande fiducia per esempio nel progresso. E in un certo senso questi Mole Antonelliana, così come la Tour Eiffel, rappresentano questa grande fiducia nell'uomo che sta sviluppando grandi progetti. Ecco, altre città importanti della regione sono Cuneo, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Biella, che tra l'altro sono anche praticamente le province del Piemonte. Oltre a queste c'è una provincia un po' strana che si chiama così, Verbano Cusio Ossola. Ecco, Verbano vuol dire praticamente la sponda piemontese del Lago Maggiore. E poi più nell'interno Cusio, che è una zona anche industriale, e la Val d'Ossola, per esempio Domo d'Ossola e tantissime altre città. Si tratta proprio di una provincia che si è resa autonoma rispetto ad altre ed ha delle caratteristiche molto diverse rispetto alle altre province piemontesi. Pensate che addirittura in questa provincia hanno fatto un referendum perché volevano, alcuni quantomeno, volevano aggregarsi alla Lombardia invece che al Piemonte. Cioè, per esempio, quelli che sono sulla sponda
del Lago Maggiore, tante volte si sentono più lombardi che piemontesi, no? E quindi avevano fatto questa proposta. Poi però non hanno raggiunto il quorum, cioè quando hanno chiesto agli elettori di andare a votare per aggregarsi alla Lombardia invece che al Piemonte, non hanno raggiunto il quorum e quindi sono rimasti piemontesi. Però è una provincia interessante da conoscere questa, anche molto bella, assolutamente. Ma tutte le province del Piemonte sono belle e interessanti. Il Piemonte conta circa 4.350 abitanti di religione prevalentemente cattolica e di lingua italiana. Ecco, qui abbiamo per esempio l'aggiornamento, ci dice che gli abitanti del Piemonte sono aumentati circa 100.000 abitanti in più, 4.436 invece che 4.350, ecco, però rimaniamo più o meno lì. È una regione particolare questa del Piemonte. Dovete sapere infatti che i Savoia erano dei nobili che provenivano dalla Francia. Infatti lo stesso nome di Savoia è il nome di una provincia, di una regione della Francia. Poi si sono spostati in Italia, ma rimane sempre un grosso legame, diciamo, tra il Piemonte e la Francia nel corso della storia, è rimasto ancora oggi. Il Piemonte è la seconda regione italiana per estensione dopo la Sicilia. Ad esempio, il Piemonte è più esteso della Lombardia, però ci sono meno abitanti della Lombardia, perché ci sono tantissime montagne nel Piemonte e quindi zone meno densamente popolate rispetto alla Lombardia. Infatti, il territorio prevalentemente montuoso, Alpi, Appennini, mentre pianure e colline sono presenti nella zona del centro e dell'est della regione. Il fiume principale è il Po, che nasce proprio dal Mon Viso, quindi una montagna del Piemonte. Il lago più esteso è il Lago Maggiore. Come vi ho spiegato anche prima, il Lago Maggiore diciamo che è condiviso insomma con la Lombardia, c'è una sponda piemontese e una sponda lombarda del Lago Maggiore. Vedete, qua c'è la sponda piemontese appunto con Stresa, Verbania, Arona, e poi c'è la sponda lombarda. Il Piemonte presenta un clima tipicamente temperato e continentale. Ecco, per esempio, a parte il Lago Maggiore non ci sono tanti altri laghi, quindi ce ne sono di più in Lombardia di laghi a mitigare il clima, quindi più continentale vuol dire anche con sbalzi o escursioni, meglio, termiche notevoli. Più si sale sulle Alpi, più il clima diventa freddo, e qui vedete per esempio anche la consistenza delle precipitazioni, notevole soprattutto appunto nelle zone montuose. Nelle zone di bassa quota gli inverni sono poco freddi, per lo più soleggiati, con possibilità di nevicate nelle zone prealpine. Però tenete presente che ci sono più prealpi nella Lombardia. In Piemonte invece ci sono molte Alpi, quindi molte montagne alte, e poi dalle montagne si passa abbastanza rapidamente alle pianure. Le estati sono per lo più calde, afose, con possibilità di forti temporali. È evidentemente un clima abbastanza simile al nostro, quello del Piemonte. Il Piemonte è una regione ricca di fauna. Abbiamo il Parco del Gran Paradiso. Il Gran Paradiso è una vetta che supera i 4.000 metri, che separa un po' il Piemonte dalla Valle d'Aosta. Qui ci sono per esempio cervi, capriole, marmotte, volpi, scoiattoli. Nel centro-sud sono molto diffusi i cinghiali, è possibile avvistare dei lupi. Poi sul Monte Fenera c'è la cicogna nera, nell'unica area protetta in Italia che la ospita. Quindi anche animali, insomma, da proteggere, perché sono un pochettino o in via di estinzione, comunque in un numero piuttosto ridotto. Ecco, in genere le montagne del Piemonte, così come quelle della Valle d'Aosta, sono molto alte, come abbiamo visto il Gran Paradiso. Sono proprio le prime catene montuose delle Alpi. Le Alpi marittime, che appunto sono la prima catena montuosa delle Alpi, che si trovano in gran parte in Liguria, ma che poi insomma, confinano col Piemonte. Poi ci sono le Alpi Cozie, Graie e le Pontine, sono molto, molto alte, diciamo, come montagne.
Come si può facilmente vedere dal grafico, il settore di maggiore produttività nel Piemonte è quello terziario, del turismo e dei servizi. Ma in Piemonte troviamo anche delle grandi industrie, come la Fiat, e una grossa produzione agricola, soprattutto di vino. Che cosa possiamo dire sulla storia del Piemonte? Il Piemonte è una delle regioni italiane che si è industrializzata tra le prime, e infatti faceva parte del triangolo economico, cioè Torino, Milano, Genova. A questo triangolo economico poi si sono aggiunte nel corso dei decenni anche altre città come Bologna e Mestre, per dirne altre due. Però è chiaro che Torino è stata una città industrializzata e mantiene un pochettino questa origine, perché a Torino c'è l'industria più importante d'Italia, che è quella delle automobili. Automobili, fabbrica italiana automobili di Torino, Fiat. È chiaro che la presenza di questa fabbrica è stata importantissima per tanti fattori. Per esempio, era una fabbrica che aveva bisogno di molti operai, e quindi arrivavano operai dal sud quando c'era il boom economico per lavorare alla Fiat. Poi c'è tutto l'indotto della Fiat. Cioè, una fabbrica di automobili ha bisogno anche di tutta una serie di altre fabbriche collegate che fanno dei componenti, delle parti, che poi devono essere assemblate nella fabbrica principale, no? E quindi sicuramente ha svolto un ruolo importantissimo. Pensate agli agnelli, no? Quindi alla presenza forte, diciamo, di questa fabbrica. Però negli ultimi decenni il settore del terziario è diventato molto più importante, cioè soprattutto, come vedete in percentuale, ci sono molti più addetti al settore del terziario, per esempio le banche, i commerci, ecco. E quindi il settore dell'industria è impiegato solamente il 26,7% delle persone, però rimane comunque importante, significativo. Anche l'agricoltura, badate. Qui c'è scritto in questo grafico che solo l'1,4% degli occupati in Piemonte lavorano nel settore primario dell'agricoltura. Ma questo settore è importantissimo in Piemonte. Qui per esempio abbiamo fatto accenno, poi lo vedremo più nello specifico, alla produzione del vino, che è importantissima in Piemonte. Grazie, molto gentile. Sì. È importantissima in Piemonte la produzione del vino. Adesso vedremo. È una produzione anche di eccellenza, conosciuta in tutto il mondo. Ad esempio, noi abbiamo come concorrente la Francia. La Francia produce lo champagne, giusto? Lo champagne è un vino di altissima qualità. Tuttavia, in alcune zone del Piemonte, la produzione dello spumante italiano fa concorrenza, insomma, allo champagne francese, giusto per dirvene una. E quindi è importantissima questa cosa. Pensate che una volta questo settore dell'agricoltura era un settore, insomma, in cui erano impiegati contadini che vivevano in condizioni umili. Se noi leggiamo ad esempio certi romanzi di Beppe Fenoglio come La Malora, oppure anche di Cesare Pavese, vediamo che la gente viveva nelle colline delle Langhe del Monferrato in condizioni difficili, umili. Oggi come oggi invece è molto valorizzato questo settore del terziario agricolo, anche, come ho già detto, raggiunge delle eccellenze. Un personaggio piemontese famoso è Camillo Benso, conte di Cavour, che era un nobile proprio che aveva una zona, appunto, in cui lui aveva un potere particolare. C'erano questi nobili, avevano palazzi, castelli, eccetera. Fu un politico di altissimo livello, tra i principali artefici della creazione del Regno d'Italia, di cui fu il primo presidente del Consiglio dei Ministri. La storia del Piemonte ci dice che il Piemonte è all'origine dello Stato d'Italia. Cioè, appunto, lo Stato italiano è nato come una sorta di espansione del Piemonte, dei Savoia. Nel senso che il re del regno di Sardegna, si chiamava così, era un re della dinastia dei Savoia, piemontese. Ebbene, questo re fu il primo re d'Italia. Nel 1861 divenne il primo re d'Italia.
E quindi il Piemonte sicuramente ha dato un apporto fondamentale alla storia della nostra nazione. E quindi questo è anche un marchio che gli rimane forte. Ve l'ho già detto, se andrete a vedere ad esempio la Venaria Reale, no? Ci sono tantissime residenze dei Savoia in Piemonte, perché sia nella città di Torino, sia fuori da questa città di Torino, loro avevano delle regge, avevano delle residenze e quindi sono rimaste, sono sicuramente da visitare queste cose. Ecco, stavo dicendo del vino, delle eccellenze del vino piemontese. Ci sono dei vini pregiati, come ad esempio il Barolo, che insomma, nel mercato internazionale hanno trovato grandi spazi, ecco. Commercializzati con grandi e grossissimi profitti. In questo caso i produttori di vino piemontesi hanno puntato sulla qualità, cioè hanno deciso di creare dei vini e quindi di produrre, volevo dire, dei vini di alta qualità, e questo alla lunga ha giocato a loro favore. Quindi alla lunga è qualcosa che ha pagato, ecco, sul mercato internazionale. In sostanza noi dobbiamo dire questo. Avevamo tantissime industrie, ci sono piccole e medie industrie anche nel Piemonte che hanno avuto una storia importante anche, assolutamente, no? Però poi abbiamo trovato concorrenza in certi settori. Pensiamo appunto all'Olivetti. Anche l'Olivetti è un'industria che è nata in Piemonte. E questa Olivetti è stata importantissima in Italia, perché questo tale Camillo Olivetti, che tra l'altro dovreste conoscere, la sua storia è una storia bellissima, è stato un grande imprenditore che ha favorito diciamo, come dire, la nostra crescita economica con la produzione di macchine da scrivere famose in tutto il mondo, la famosa macchina da scrivere lettera, si chiamava così, della Olivetti. E quando è nata l'informatica, anche in quel campo l'Olivetti si è subito inserita per diciamo, aggiornarsi, per produrre anche in quel campo dei prodotti importanti, computer, eccetera. Purtroppo però in quel settore adesso la concorrenza, diciamo, di altri stati, pensate per esempio all'Asia e non solo agli Stati Uniti d'America, è veramente insostenibile. E quindi abbiamo dovuto cercare altre strade, ecco. Però tenete presente che non c'è solo l'agricoltura, non c'è solo il vino come vediamo qui in questa slide. Continuano ad esserci settori di eccellenza nella meccanica, nella siderurgia, nelle zone del Cusio e del Canavese in Piemonte, il mobile, per non parlare appunto di Valenza Po, che è un luogo in cui si produce importante per l'oreficeria, e si trova in Piemonte, no? Oreficeria, calzature. Insomma, arredamento, comunicazioni, meccanica, elettronica, chimica, informatica, robotica, agroalimentare. In tutti questi settori ci sono delle industrie, magari piccole e medie, che hanno reso il Piemonte ricco, che però ovviamente hanno un po' risentito della crisi che c'è stata a livello internazionale. Diciamo quindi che nel settore dell'industria non è molto facile la situazione oggi come oggi, però insomma la nostra industria tiene testa a quelle straniere, lo vediamo con la Fiat, che a un certo punto si è dovuta anche lei aggiornare e quindi ha deciso di allargarsi. E quindi ormai oggi la Fiat non è più Fiat semplicemente, ma è tutta una serie di altre industrie, è diventata anche Fiat Chrysler, quindi un'industria italiana, ma anche un'industria americana, no? In questo senso ha svolto un ruolo fondamentale Marchionne, che è stato, insomma, un imprenditore, amministratore delegato della Fiat, che ha favorito questo salto, questo passo in avanti della Fiat sul mercato internazionale. Purtroppo poi è
è morto per una grave malattia. Ecco, qui vedete altre bellissime, una bellissima foto, insomma, di queste colline piemontesi, no? Ci sono svariate strade che attraversano i principali vigneti, che prendono il nome dal vino prodotto, e quindi c'è il Dolcetto, c'è il Barbera, insomma ci sono tantissimi altri vini. Pensate anche ai vini dell'Astigiano, già parlato dello spumante e di altri vini importanti in quella zona. Adesso ecco qui, tra le principali troviamo la strada del Barolo, la strada del vino dell'Alto Monferrato e la strada del vino dell'Astesana, appunto dell'Astigiano. E i piatti tipici, il vitello tonnato, il risotto al Barolo, il bollito misto e i porcini fritti, il torrone, famoso in tutto il mondo, è nato nel Piemonte. Ecco, adesso qualche bella curiosità. Per esempio, c'è qualcuno che conserva le tradizioni popolari del Piemonte? Sì, per esempio questo signore che si chiama Rinaldo Doro. Ecco, c'è proprio un utente del mio canale YouTube che mi ha proprio chiesto esplicitamente: mi raccomando, quando spieghi il Piemonte in classe, cerca di spiegare loro, parlare loro anche di Rinaldo Doro, cioè di questo artista che appunto esegue le musiche tradizionali e le danze piemontesi e valdostane, utilizzando strumenti tradizionali come l'organetto diatonico e la ghironda. Poi magari andiamo su YouTube, se vi va, e ascoltiamo un brano di questo tale Rinaldo Doro. Concludiamo la nostra spiegazione con riferimento agli altri video, due video YouTube che ci sono sul mio canale sul Piemonte, che sono uno sulla Sacra di San Michele e uno su Vercelli. Che cos'è la Sacra di San Michele? Vi consiglio assolutamente di andarla a visitare. Si tratta essenzialmente di un edificio religioso, quindi costruito nel Medioevo, siamo in pieno Medioevo, tra il 983 e il 987, quando si costituisce un'abbazia sul cucuzzolo di questa montagna. Si chiama Monte Pirchiriano. Siamo a 20 km da Torino. Dopo aver passato Torino e Rivoli, si arriva appunto in questa zona. C'è una cittadina, se non sbaglio si chiama Vigliana, che è sotto questa montagna della Sacra di San Michele, e poi si può visitare questo bellissimo monumento storico e religioso, dal quale è possibile vedere un panorama stupendo, che è il panorama della Val di Susa. La Val di Susa collega il Piemonte a Francia. Ecco, qui ovviamente ci viene in mente anche un altro problema che voi conoscerete sicuramente, il problema della taglia, cioè in questa regione dovrebbe essere costruita una via ferrata, ovviamente, che permetterebbe di collegare Torino a Lione. Si tratterebbe appunto di un treno ad alta velocità che ci collegherebbe alla Francia in pochissimo tempo, così come già Frecciarossa ad esempio ci collega al sud dell'Italia in pochissimo tempo. E arriviamo in un'ora a Bologna, in 2 ore a Firenze, in 3 ore a Roma e in 4 ore a Napoli. Vorremmo fare la stessa cosa con Lione, appunto, e quindi da Lione poi con Parigi. E quindi questo lo potremmo fare attraverso la TAV. È un grosso progetto che ha coinvolto appunto l'Italia e la Francia, che però trova l'ostilità di alcuni valligiani, insomma, che si trovano in queste valli di confine, e che vedrebbero a loro parere sconvolto il territorio dal passaggio della TAV, cioè di questo treno ad alta velocità. Ovviamente a questo punto si sono creati due partiti, il partito del No TAV e il partito del Sì TAV. Pensate che anche probabilmente uno dei motivi per cui è caduto il governo in Italia è stato questo contrasto tra il Sì TAV e il No TAV. Comunque alla fine il Parlamento ha approvato la costruzione di questa tavola. L'ultima slide che vi voglio far vedere riguarda appunto la città di Vercelli.
che è una città d'arte stupenda, quindi non solo Torino da vedere, da visitare come città d'arte, ma anche Vercelli, perché è una città bellissima, Chianovara, per carità, ci sono delle cose molto belle da vedere e da visitare. Però ecco, io sono andato a visitare Vercelli, questa chiesa in modo particolare, e ne ho fatto un video. Altri video didattici sono...